Migliaia di pesci che nuotano nel buio, strani predatori che cercano di cacciarli, fili che si rompono e vermi che escono dai pesci. In questa pescata è successo davvero di tutto. Secondo voi un'esca può fare la differenza? Non lo so, lo scopriremo questa sera, dove c'è Eva che ci darà prova delle sue grandi abilità di guadinatrice. E vediamo un attimino se i pesci serra, che di solito non mangiano nulla, oggi attaccheranno esche differenti. E vi faccio vedere che esche stiamo utilizzando. Ho voluto scroccare, perché ogni tanto bisogna scroccare e sfruttare la propria fame in maniera indebita. E io l'ho fatto chiedendo ai grandissimi ragazzi della Jackfin se mi facevano qualche esca su misura. In realtà non perché voglio fare pubblicità, ma perché volevo proprio provarla, ero curioso e non volevo spendere i soldi perché sono un terchione. No, scherzo, perché in realtà possiamo collaborare e magari vi faccio vedere se funziona l'esca dove le altre non funzionano. Me ne hanno data questa qui, un po' più lunga, la più grande, e poi qualcuna un pochino media. Vediamo se funziona, se fate bene, però vediamo se io sono bravo e se questi maledettoni di serra boccano. Comincio così a lanciare e mi accorgo subito che l'esca, oltre a essere molto semplice da utilizzare, si muove davvero bene. Ora, oltre a scroccare le esche, le quattro esche che poi vi faccio vedere, ho scroccato anche i consigli, perché ovviamente loro la producono e sanno benissimo come funziona. E sono i primi che hanno detto che i serra stanno diventando molto più furbi di quello che noi pensiamo. Saranno così furbi anche qui? Sì. E proviamo a dargli i recuperi più semplici, quelli che veramente può fare anche mia madre, a quelli un po' più difficili. E così, proprio nell'ora magica del tramonto, comincio a fare qualche lancio, sperando che i pesci serra siano interessati. Questo è un posto molto bello per pescare, però l'inciviltà è arrivata anche qui, e tra le rocce si trova di tutto. Spesso sono rifiuti che vengono gettati dai pescatori stessi o di chi si ferma a bere la sera. Mentre Eva riprende la sporcizia, io cerco di riprendere il recupero, ma mi accorgo che la telecamera è tutta storta, bisogna fare qualcosa. Sto subendo delle torture terribili, mi chiedo di aiutarmi, chiamate il telefono azzurro. Ci riesci? Guarda, mi fa malissimo il cervello comunque. Fatto? Più o meno al quinto lancio, mentre recupero lento e dritto, qualcosa attacca l'esca, ma purtroppo non riesco a riprenderlo bene. Allora, ovviamente sul recupero più stupido che il mondo abbia mai concepito, gli hanno dato. E qual è questo recupero più stupido? Il recupero lineare e lentissimo. Vedete il fini? Dove? Abbiamo finito di pescare, signori. Allora, sono entrati i delfini in porto, basta, possiamo chiudere la canna da pesca. Eccoli là. Ah, l'ho visto, è vicino. Eccoli là, sono un banco di 3 o 4 delfini che sono entrati in porto per cacciare. I delfini sono dei cacciatori abilissimi, entrano in porto per mangiare cefali e pesci serra, che riescono a cacciare utilizzando il loro incredibile sonar. Sono lì, stanno cacciando. Quando è così, raga, è inutile continuare, proprio sicuro. Allora, vedi, serra adesso per sfuggire ai delfini dovrebbero venire qua. Sì, ma non è... Cioè, prova a chiamarli, magari. Io non penso che se uno venga inseguito da un assassino si fermi al ristorante. Ho scoperto perché non stavamo prendendo nulla. Ditelo voi nei commenti, va. Perché il retino non si porta mai. E soprattutto se si porta si chiude. Oh... Così, mannaggia, me l'ero dimenticato. I delfini sono davvero dei predatori eccezionali e ormai i pesci saranno molto spaventati. Non ci resta che spostarci, sperando di essere più fortunati. I topponi di Susicco. Bisogna usarli come pesca per le spigolone. No. Che schifo. No. No, sono veramente grossi, eh. Io in passato avevo cantato le lodi di questo guadino qui, questo, che ho pagato 72 euro, quello, e ora ha deciso che lui non deve rimanere chiuso e deve aprirsi in continuazione. Ci sta facendo leggermente cavolare. 72 euro, eh.
Dopo un centinaio di metri arriviamo in un altro posto dove però non ho mai preso nulla e vedo qualcosa che si muove nell'acqua. Speriamo bene. Allora, la mia teoria, lo sai? Vieni da qua perché non riesco a guardare con 10 occhi. Dove pensa che c'ho gli occhi tipo il camaleonte, no? Allora, la mia teoria è che qui girano sempre le sardine e queste altre cazzate. E i serra si mangiano a mangiare queste cazzate. E quindi, ovviamente, tu o gli metti in esca sardina che non esiste, oppure non prendi niente. E noi non prendiamo niente. E che non assomiglia a niente, poi. Ma che brutto. Proprio bruttone. Brutto. E comincia così un periodo di breve depressione, di un pescatore che ne ha viste tante e che sa che stasera con esca finta non prenderà nulla. Vedete, questo è il modo giusto per non prendere niente. A galla, in mezzo a un milione di pesciolini, io che non mi vedo. E quando finalmente il sole tramonta e scende il buio, riusciamo a mostrarvi quello che noi vedevamo da prima. Sotto il pelo dell'acqua migliaia di pesciolini nuotano e ogni tanto si vede un predatore che li attacca. E allora con il mio retino da 72 euro provo a catturare un pesce per capire di cosa si tratta. Sono tutte sardine e questa in particolare ha un verme che gli fuoriesce dallo stomaco. Dovrebbe trattarsi del famoso anisakis. E mentre riprendiamo questo spettacolo ci accorgiamo che dei pescioni stanno mangiando le sardine. Ma non sono gli unici, sotto la luce di questo faro sta accadendo di tutto. Quello che sembra essere una scatola di un succo di frutta che si muove, in realtà è un granchio blu enorme che nuota per andarsi a catturare una sardina. Non l'avevo mai visto. Dopo 8.490 lanci con gli artificiali inutilmente, provo a fare una cosa completamente diversa. Smonto l'ancoretta da un artificiale, eccola qua, e ora devo solo pescare una sardina ed utilizzarla come esca. Eccola. Alla velocità della luce innesco la sardina per non farla morire e la lancio in mezzo a tutte le altre. Guarda, il pesce scendeva su. Come l'ho buttato, il serra c'è andato. Guarda. Cazzo, gli ho dato. Dove? Da qui gli passano certi serra allucinanti, lo so che non riesco. Allora, l'ho visto. L'hai visto? L'ho visto. Provo là, sentate. Non so se sono riuscito a inquadrare. La sardina si muove perfettamente nell'acqua e non passano che pochi istanti e il serra l'attacca. Mi ha dato e in 3 secondi si è mangiato l'esca. Avete visto che funziona al vivo? Era un serra, ora prendiamo un'altra sardina. Vedete, altro che artificiali. Ma purtroppo, proprio mentre cerco di pescare un'altra sardina, il retino si rompe. No. Come hai fatto? La cosa peggiore non è che si sia rotto il retino da 72 euro, ma che non sono in grado più di pescare i pesciolini e nonostante i tentativi da MacGyver di aggiustare il retino, non ci riesco. E purtroppo le esche artificiali in queste condizioni non funzionano. Cosa cavolo stai combinando? Aspetta. Allora, visto che ieri non mi hanno convinto questi pesci serra che passavano sul moletto, io stasera ci voglio provare. E ho creato delle micro montature. Ho preso il filo più sottile che avevo, 10 libbre, purtroppo non è sottilissimo. Una con l'ancoretta e una con l'amo singolo. Ah. Molto leggero, questo è l'amo più leggero che ho trovato. Ma quindi col capello d'acciaio? Guarda, galleggiante, che si ferma su un piombo. Quindi il pesce rimane lì, per forza mo il cavetto, perché sennò, vedi che già mi intreccio, perché sennò senza cavetto rischiamo, Però... Quanto è lungo il cavetto? No, guarda, l'ho fatto lungo proprio 5 centimetri, una cavolata. Ma basterà? Basterà e avanzerà. O comunque finisce sempre così, ci portiamo una cosina, ci portiamo 85 tonnellate di roba. Preso tutto? Andiamo! Ma mentre ci avviciniamo al nostro spot di pesca, noto con dolore che la corazzata Potionchi è ormeggiata proprio lì.
proprio, cioè, oggi c'è la nave, mai stata la nave nucleare, oggi ci deve stare. Oh, mi so dimenticato il secchio per mettere le cose vive, ora se riesco le filo lì dentro, mannaggia. Vediamo se riesco a rompere anche questo retino. Speriamo di no. Io mi sa che devo stare a distanza di sicurezza perché il rischio con quel bastone là. Come una sardina. Tremola tutta. Tutta tremolona. Subito, dopo un paio di tentativi, riesco a pescare la sardina e la innesco delicatamente, pronta per essere lanciata. Non spreco neanche lo starlight perché non si vede. Prendiamone un altro. Più bello prendere questi che gli altri. Buona la prima. Buona la prima. Che lontani non vedono la mia ombra. C'è un motivo, no? Allora, non so se li vedete, ma tutte queste sardine hanno dei vermoni nucleari che gli escono dal corpo. Secondo me sono molto malate. Io non mangerò mai più una sardina. Poverino. Terribile, proviamo a toglierla. No, ti prego. Sì, guarda, guarda. Questa proviamo a innescarla con un'ancoretta. Allora, la cosa peggiore che ci poteva capitare è che c'è sto ristorante qui. Io mi sarei voluto mettere più avanti, però non si può per questa cazzarola di nave. E c'è io questa musica, mi fa impazzire completamente. Io sono un rocchettaro, oddio mio. Ma nonostante la musica terribile, le canne sono finalmente in pesca e dopo qualche minuto il filo comincia a correre veloce dal mulinello. Prendo la canna in mano e provo a ferrare. Sento qualcosa, ma dopo pochi istanti si stacca. Ha tagliato? Ha tagliato, si è ingoiato tutto il cavetto fino a dentro. Basterà? E avanzerà. E così, mentre ripenso a quello che avevo detto in garage qualche ora prima, ripreparo la canna, monto il cavetto e innesco un'altra sardina. Alla fine della storia, avete visto? Che purtroppo, se mettete il cavetto lungo, non mangia. Se mettete il cavetto corto, ingoia. Meglio aver amato e perso che non aver amato mai. Ora vediamo se rimangia. Il problema non è tanto che il serra vada a rimangiare la sardina, è che a volte sono talmente veloci che riescono a strapparla dall'amo senza che ce ne accorgiamo neanche. Decido allora di mettere gli starlight per capire cosa sta succedendo vicino al galleggiante. Almeno lo vediamo, sennò sto diventando cieco. Ci sono tutti che sono a spinning, sono passati due ragazzi ora. A spinning non mangiano. Tanto, guarda, se li pescate vi faccio i miei complimenti, non mangiano. Mi piace la maglietta. Ma il problema non è che i serra mangiano o non mangiano, il problema è che non riesco più a pescare le sardine, perché ormai si stanno allontanando sempre di più. Non riesco più a prenderli, oddio, senza esca come faremo? Come faremo? Ma per fortuna che non sono solo. Insieme a me sta pescando un signore filippino che utilizza la mia stessa tecnica e per pescare le sardine usa una sorta di bilancia che è molto più efficace del retino. Ah, guarda quante. Posso? Ma per fortuna la solidarietà tra pescatori esiste e questo signore mi fa un regalo meraviglioso. Grazie. E uno me ne serve tanto. Meno male, corri, reggi. E come si dice, sardina regalata, sardina fortunata. Però stavolta i serra tardano a mangiare e rimaniamo per una buona oretta senza vedere alcun tipo di movimento, mentre le sardine rimangono belle vive e vegete. Ma finalmente, dopo una lunga attesa, uno dei due galleggianti scompare e il filo comincia a fuoriuscire dal mulinello. Si tratta sicuramente di un pesce, ma non sembra essere il solito serra, perché non scappa e non tira con violenza. Cosa l'abbiamo presa, finalmente? Un barracuda. È una spigola. Come una spigola? È una spigola. È una spigola. È una spigola. Stai bruciando con tutti i fili. E finalmente
Spigola fu. Spigola fu. È una spigola e sebbene non sia enorme, nonostante l'acqua calma, nonostante il cavetto d'acciaio, ha ingoiato la nostra sardina viva. Ragazzi, finalmente avete visto, l'attesa è servita. Allora, la spigola è molto piccina, eh? Si è ingoiata tutto quanto. Come avete visto, il vivo è sempre il vivo. Ora, tutto ha ingoiato tutto qui dentro. Però avete visto che col vivo comunque ci si riesce. Ci abbiamo messo 2 giorni, anche se il primo pesce che ci ha boccato era un serrone enorme, secondo me. Allora, questa qui non è enorme e quindi la rilasciamo. Ci sei? Sì. Via. Basta, abbiamo dimostrato in maniera inequivocabilissima che il vivo vince su qualsiasi cosa. Lo sa anche l'amico nostro. E quindi sostanzialmente purtroppo gli artificiali non stanno più funzionando, anche quelli migliori che ci sono, perché ormai mangiano col vivo. Però ci siamo divertiti, è stata una bella serata e vedete, la pesca è così. Oh, comunque, se non siete iscritti, iscrivetevi, eh.